L'opera è stata suddivisa per motivi pratici in due volumi, che complessivamente abbracciano un quarantennio della storia di Casoli, ovvero dal 1970 a metà luglio del 2011, riletta attraverso gli articoli dei quotidiani romani ai quali ho collaborato, cioè Il Messaggero dalla fine del 69 al mese di giugno 1986 e Il Tempo dal mese di luglio 1986 alla metà del 2011. I due volumi hanno come filo conduttore la vita amministrativa del nostro comune, trascurando, meglio, trattando solo marginalmente tutti gli altri settori della vita pubblica di cui mi sono occupato negli anni di attività giornalistica, ovvero sport, cultura, sanità, scuola, attività delle associazioni, cronaca nera, cronaca rosa, eccetera. Va detto che mi sono occupato anche di altri 15 comuni del circondario, ma questo è un altro discorso. Tengo anche a precisare che gli articoli non sono tutti, in quanto alcuni erano di grosse proporzioni, per cui sono restati fuori per motivi di spazio. I due volumi possono essere considerati come inscindibili dal punto di vista del contenuto, cioè il secondo è la continuazione del primo, ma non necessariamente, in quanto sono divisi entrambi per capitoli, ognuno dei quali riporta in ordine cronologico gli articoli che si riferiscono al mandato del sindaco che ha amministrato in quegli anni. I capitoli, dunque, iniziano con l'insediamento del sindaco che ha dato avvio al mandato con un breve commento del clima politico che lo contraddistinse e le principali azioni intraprese dall'amministrazione. Il mandato del sindaco Mario Travaglini apre questo secondo volume che termina con il primo mandato del sindaco Sergio De Luca. I risultati delle votazioni del 15 e 16 maggio 2011 che hanno confermato quale primo cittadino per il secondo quinquennio, la seduta di insediamento, alla presenza del prefetto di Chieti, del nuovo consiglio comunale, il giuramento del sindaco e la nomina dei componenti della giunta esecutiva. Come ho scritto nel primo volume, allorché sono passato nel luglio 1986 dal quotidiano Il Messaggero a Il Tempo, è bene chiarire che non mi è stato mai imposto, e ne sono grato, di seguire gli orientamenti politici dell'uno e dell'altro quotidiano, ed ho cercato di attenermi alla realtà dei fatti ed essere il più obiettivo possibile, non badando al colore politico di questa o quell'amministrazione, a simpatie o antipatie. Insomma, ho agito sempre nel rispetto della deontologia professionale. L'obiettività perciò è stato un caposaldo per me, un ideale sacrosanto che mi ha ispirato nel mantenermi distaccato e imparziale nella presentazione della realtà. Ma oggi mi chiedo, è effettivamente possibile osservare il mondo senza indignazione alcuna? Per quanto fedele possa essere, la notizia non è mai la riproduzione della realtà, è una registrazione, una cronaca, una presa di atto, una valutazione o interpretazione. Ho sempre ritenuto che compito del giornalista fornire al cittadino gli elementi necessari perché si formi un giudizio autonomo. E per fare questo il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti. Ma è davvero possibile portare all'attenzione dell'opinione pubblica solo i fatti, scevri da qualsiasi filtro personale? E qui ancora mi chiedo, l'obiettività esiste? La verità dei fatti, l'autonomia e la credibilità del giornalista sono elementi essenziali e servono a garantire l'obiettività dell'informazione. Personalmente ho sempre proposto un'informazione onesta e in grado di aiutare il lettore a farsi un'opinione sull'oggetto dell'informazione.
Per 25 anni la mia collaborazione con il quotidiano Il Tempo è stata costante e crescente, avendo a che fare anche qui con persone di grande esperienza e conoscenza del territorio. Questo negli ultimi anni non è veramente vero, perché infatti Il Tempo ha chiuso poi alla fine, perché aveva qualche direttore giovane che non conosceva affatto il territorio e dava, come al solito, spazio ai grossi centri, trascurando i centri più piccoli, anche se c'erano, questa è una politica che è stata fatta oltretutto sempre, anche da quella di trascurare i piccoli centri, chiudere gli ospedali dei piccoli centri per, a favore di quelli più grandi o sulla costa, più raggiungibili. E questo purtroppo lo ha seguito negli ultimi tempi anche alcuni direttori del giorno, e perciò Il Tempo ha chiuso pure alla fine. Il numero maggiore di articoli li ho scritti con Il Tempo, e ciò mi ha costretto a selezionare ancora di più quelli da inserire nella pubblicazione, dando priorità e continuità all'attività politica e amministrativa. C'è chi ha ritenuto valido quest'ultima mia fatica, preziosa, come ha scritto Rossetti, per il patrimonio di conoscenze su Casoli, per quelli della mia età e lì intorno. Rossetti dice: sono del 1945. Vabbè, ma così scopro anche la mia età. La lettura è un ripercorrere un cammino vissuto, un rispolverare vicende ossidate nei ricordi, un riesumare le valutazioni di allora per confermarle o riesaminarle con la propria intima visione maturata nel tempo. Ricorrendosi appunto al mio lavoro, Rossetti inoltre ha scritto nella prefazione al primo volume: gli articoli di giornale ci narrano gli avvenimenti quotidiani di natura politica e amministrativa, inframmezzati qua e là da eventi artistici, culturali e di altro genere. L'autore non si limita alla semplice pubblicazione dei suoi articoli, ma inserisce nell'informazione dell'attualità sprazzi di reminiscenze storiche e esami su fatti antichi per fornire una visione allargata dell'argomento trattato. E questa è un'opera singolare, la sua singolarità la rende preziosa. In occasione della pubblicazione del primo volume, e qua finisco, ma che ritengo valida anche per il secondo, la professoressa Antonella Di Cola ha detto, qua io, non, Antonella ha detto quello che poi era il mio, quello sulla obiettività, eccetera, e perciò mi piace riportarlo. La cronaca politica del periodo preso in esame risulta limpida. La comunicazione scritta si attiene alla nitidezza dei fatti. Negli articoli di cronaca vengono riportate le voci di tutte le componenti politiche perché si ricompongano in un quadro oggettivo. È una cronaca quindi che non forza letture politiche di parte, ma vuole essere al di sopra di esse nel nobile atteggiamento di chi intende informare senza condizionamenti di sorta. Grazie.